Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del DLC di Elden Ring. Oggi dobbiamo esplorare un bel po'. Oggi in teoria esploriamo quello che ci manca della vecchia area, quindi l'altra parte fuori dal castello, e poi la parte successiva dopo il castello, in teoria se riusciamo, se non ci impiega troppo tempo. Quindi vi lascio al video. Oggi andiamo da questa parte qua, quindi esploriamo tutta questa prima andiamo verso il basso e poi facciamo la stradina verso l'alto. Quindi andiamo. Questa cosa di Elden Ring è molto divertente, non so se la sapete. I mob base del gioco, i mob che ci sono, tipo in questo caso c'è un soldato di Mesmer e un sacco di demoni, no? Tra di loro non si fanno praticamente danno, vedete che si fanno davvero poco danno. In realtà farebbero un sacco di danno, tipo il soldato di Mesmer con 4 colpi mi sciuppa a me. E sangue demoni ha più o meno la mia vita, forse neanche un po' di meno, quindi dovrebbe shottarlo. Però i mob fra loro si fanno pochissimo danno per fare queste cose qui, per poter, cioè se no tutti gli scontri tra mob e l'altro sarebbero da shottare uno all'altro, sarebbe molto brutto da vedere. Quindi gli sviluppatori di Elden Ring hanno fatto in modo che si facciano poco danno uno all'altro. È una cosa interessante, perché è stata una buona idea effettivamente. Se no tu arrivi in un'area, ci sono due mob che si piccano e esplodono istantaneamente, tu dici ah bello. Invece così c'è un po' di casino in più, un po' di vissuto, diciamo. Lì c'è qualcosa, eh? Andiamo subito a vedere. Ok, è tipo un tempio, sembra, una catacombona. Vediamo se si può entrare. Allora, sì, si può entrare. Ed è una miniera. Ah, ok, figata. Ok, entriamo in questa bella cavernozza. Ah, non è una miniera. Afflusso di lava delle rovine della forgia. Quindi abbiamo rovine di una forgia. Quindi questa qui era una forgia. Ah, figo. Infatti qua è pieno di minerali ardenti e robe varie. Robe da forgia pure. Questo comunque. Beh, sembra un dungeon molto interessante in realtà. Mi piace sta roba, vai, a posto. Andiamo subito a esplorare. Ah, abbiamo subito un bel fantasmino che ci dirà delle informazioni. Mi sembra bello grande dentro. Parliamo subito con lui. Un poveretto che l'ha messo qua, comandato dalla grazia, che gli diceva di trovare questo fratello della forgia. Però a quanto pare che si abbiano trovato. Lui dice che per forza qui, che non può essere lontano, dice. Che figo questo posto. Ovviamente pieno di lava. Inizia l'esplorazione in questo bellissimo luogo. Da tanto che non vedevamo queste cose. Queste scritte per terra. Colpisci dove fa più male. Allora, sono due casi. O è un indizio per un nemico che bisogna colpirlo in un punto debole, forse. Oppure è un indizio ambientale. Però non lo so ancora, devo capirlo. Perché colpisci dove fa più male potrebbe essere indicatore che c'è un... Cioè, ok, no. Stavo per dire, colpisci dove fa più male potrebbe essere indicatore che c'è un muro invisibile che bisogna colpire in un certo punto. Però no, perché lì c'è un nemico sulla schiena ha una frattura, quindi penso che intenda colpisci lì dove fa più male. No, ma che figo, è un golem di pietra, è bellissimo. Aia. Sì, mi sa che bisogna colpirlo sulla gemmina qua sulla schiena, perché mi sa che non faccio tanto. Faccio del danno così, però non è che prendo tanto danno. Comunque il suo design mi piace un fracco. È davvero bellissimo. Cioè, forse è il mob più bello che abbia mai visto in questo gioco. E non
non sto scherzando. Per me è davvero fantastico questo design. Perché è azzeccatissimo. C'è questo grembilone da fabbro di pelle, tutto bruciacchiato, sporco, che è letteralmente fatto di pietra. È bellissimo. Poi la sua corporatura è azzeccatissima. Cioè, è davvero un mostro studiato. Questa cosa mi piace un sacco. Era proprio figo. Davvero figo. Wow. Niente da dire, sono sbalordito. Cioè, sembra una cosa, una stronzata, ma a me questo mob piace davvero tanto. Piace più di qualsiasi altro mob in questo gioco. Compresi anche i boss. Cioè, mi piace un casino sto coso. Comunque, questa qui sarebbe la rivisitazione delle miniere, perché qua abbiamo anche le pietre di fuoco. Anche se in questa run a me non servono. Però qua le dobbiamo trovare in teoria. Quindi colpisci dove fa più male, si intendeva lui, e lì c'è una larva di lava. Una pedina di lava. Ma tanto c'è proprio un lago di lava, probabilmente usavano questa lava per fondere i minerali. Figo però, è davvero bello. Forse il dungeon più bello. Per adesso nel DLC sicuro. Proprio, cioè, non so di come è fatto, cioè. Di level design, però esteticamente quello che mi piace di più adesso di dungeon, queste gigantesche catene. È vero, c'era anche la prigione che era molto figa, però questo è un po' più bello secondo me. Allora, potrebbe anche essere che qua pietra di gas. Che è la pietra di gas? Pietra di gas. Blocco di pietra infuso di gas rovente, materiale per la creazione di oggetti. Reperibile nella rovina della forgia. È probabile che un tempo venisse usato come combustibile per il processo di forgia. Ok, erano un po' come i carboni ardenti per scaldare i metalli. Secondo me qua era comunque una forgia, quindi c'era tanta lava e c'era caldo, eccetera, eccetera. Però secondo me qua prima non era così tanto in fiamme. Cioè, secondo me qua c'è passato Mesmer, ha dato un po' una fiammata a tutti questi golem che sono un po' mezzi bruciacchiati. Non che loro gliene freghi qualcosa, perché erano comunque fatti di pietra. Però secondo me qua una fiammata generica, secondo me anche Mesmer gli ha dato. Comunque, sommo potentato, vediamo cosa ci dice. Vaso vulcane grande. Crea una nube di calore che causa ingenti danni nel fuoco nel tempo. Ok, molto figo in realtà. Vediamo qui, apriamo questa leva che... Il tubo c'entra qualcosa? Sì. È una pompa per la lava per caso. Mi sa di sì, sai. Mi sa che serve per ciucciare la lava e usarla tipo per fondere roba. Così che a noi dà tipo un ponte. Può servire. Ok. Pugnale. Pugnale forgiagrafato. È tipo autografato però dalla forgia. Pugnale inciso con la forgia e grafia. Ok. Allora ve lo leggo. La massa ridotta potenzia gli effetti dell'arte di forgiatura, consentendo a quest'arma di agire come un pugnale da lancio con tutti gli attacchi. Dopo il lancio riappare all'istante nella mano del possessore. Incompatibile con le ceneri di guerra che forniscono le abilità con l'affinità. Abilità al lancio perforante. Allora, molto interessante, perché qua bisogna capire una cosa. Perché se è incompatibile con l'abilità affinità, cioè con quelle, mi sa che è incompatibile con quelle che gli danno uno scaling, tipo queste qui, quella del ghiaccio mi dà uno scaling alla magia e da effetto ghiaccio. Però in teoria se lo aumento tipo in destrezza, se lo metto in affinità destrezza, forse potrei farlo, però devo ancora studiarci. Proviamo su un set. Allora, è un pugnalino normale. Non è la... E tu a wielding? Molto interessante. Ok, sì, sono proprio dei pugnali da lancio che ti riappaiono e quindi... Niente, non... Sono proprio a distanza. Con tutti gli attacchi poi, come va detto. Ok, proviamo la weapon art. Lancia un pugnale potente che non posso caricare. Ok, va bene. Ok, quest'arma.
Amiga. Penso l'aggiungerò al mio setup, sai? Sì, sì, è perché è molto davvero figo. Quanto bello. Pesa pochissimo perché ho comprato un pugnale. È davvero bella, quindi penso l'aggiungerò sul serio. Devo ancora capire un po' come posso potenziarla, se posso mettergli qualche affinità, perché da quello che ho capito forse qualcosina posso metterglielo. Quindi direi che intanto adesso ho praticamente finito le ampolle, quindi torno indietro al checkpoint, cioè alla grazia, lo potenzio e poi ve lo faccio vedere potenziato e vediamo come funziona. Ok, c'è una roba strana qui. Cioè, adesso mi stavo cercando di capire cosa intendeva con le affinità, non vanno bene, eccetera, eccetera. Allora, nei casi normali, se io cerco di mettere un'abilità a un'arma, tipo in questo caso l'arte di ferino, io voglio mettere un'abilità, va bene, eccetera, posso mettere un'abilità. Ma se io voglio, posso anche modificare lì l'abilità che era già di base. Abilità qua ce l'aveva già di base gli arti di ferini, ok? Se io voglio modificarla, clicco qua e posso modificarla come cazzo ne vale. Se io vado adesso su il pugnale, io posso mettergli delle abilità, però l'abilità che ha di base, ovvero il lancio perforante, non ce l'ho e non posso neanche potenziarla, cioè non posso neanche cambiare lo scaling. Perché io volevo cosa volevo fare? Volevo cambiare lo scaling, però visto che qua posso mettergli le cose in vari modi, no? Quindi ho detto, vabbè, allora posso mettergli anche la sua, invece no. E se io faccio qua, duplicazione di cenere di guerra, qui mi spunta artigli ferini, che cazzo è questa, ma non mi spunta la sua, ovvero lancio perforante, perché non c'è. Quindi non saprei proprio cosa fare. Perché non posso potenziare la sua abilità, forse è quello che intendevano, che non funziona con un'abilità, con un'altra abilità. Sono tornato qua, allora ho potenziato questi spadini, no? Adesso posso lanciarli. Questo qui fa un buon danno, contando con un'arma da lancio e soprattutto che sono dei casi di pugnali che fa poco danno. Infatti non è che fa tantissimo danno, fa 118 normale e 164 di scaling, perché ho messo destrezza S, ho messo incisività, ho messo anche la webonata, quello dello scatto. Solo l'affinità dello scatto fulmineo, però rimane un'arma che non userò di base, rimane tipo se un mob rimane con poca vita gli lancio qua le spadine. No, lì non saprebbe esserci niente qua neanche. Ah, ma l'hanno potenziata, è la lava sti stronzi. Affanculo il ring. Non faceva così male, è la lava. Comunque, l'hanno potenziata un botto la lava sti stronzi, perché una volta faceva tipo un tick di danno, cioè tipo 5 di vita ogni millisecondo, proprio non faceva davvero danno. Adesso invece ti sfonda il culo sta lava. Quindi va bene, ci sta che faccia tanto danno, perché prima era un po' una stronzata, cioè la lava quasi non contava niente. Invece adesso fa un bel po' di. Quindi secondo me ci sta così, mi piace questa cosa che hanno fatto, però che fatto più danno, d'accordo. Perché se non ci sono segreti nella lava va bene, se ci fossero segreti nella lava, sto girando un po' il naso perché per andare a prendere farebbe un progetto, togliere tutto, delle curve. Mi sa che questa è la forgia di cui parlava il fantasmino. Interaggiamoci, esamina l'altare. Martello incudine, questo arma forza sfonda il culo, è pietra del drago antico dei cazzo. Martello incudine, uno dei tesori delle rovine della forgia, quindi le rovine della forgia ce ne sono altre, quindi esploreremo un altro di questi posti, molto figo, come le miniere. Micidiale martello sormontato dall'incudine rovente della forgia. Ah, si narra che la forma dell'incudine sia ispirata a quella di un altare e che in un lontano passato fosse questo il suo uso nel contesto di riti e rituali. Abilità unica, lancia dell'arte della forgiatura. Ok, fa tipo un campo di lancio roventi, molto figo. E sì, mi sa che l'altare così ispirava fosse questo. Beh, è una bella arma,
cioè io non posso usarla mai nella vita perché richiede 39 di forza e 20 di fede, però è molto figa, è davvero davvero figa, mi piace, mi è piaciuto questo raggio, è davvero figo, quindi io direi che possiamo anche uscire. Ah, che figo questo posto, molto molto figo. Questo è morto. Ah, grasso festivo, mai visto prima, controlliamo subito che cos'è. Grasso solido ottenuto da una miscela di frammenti d'ossa, oggetto da creazione. Ah, figo! Si applica all'armamento, su cui attiva un incantesimo festivo che fornisce una ridotta quantità di rune quando il possessore mette a segno un attacco. Effetto una durata limitata nel tempo. Ah, addirittura, la festa è una tradizione antica e talmente radicata da essere tacitamente tollerata dall'albero madre. Beh, effettivamente anche nel nostro mondo la festa, il concetto di festa è antichissimo. Quindi ha senso che praticamente tutti sono festivi ogni tanto. Quindi non è che l'albero madre può dire no, qua niente festività perché mi girano i coglioni. Quindi per forza prima o poi una festa spunta fuori. Quindi l'albero madre deve starsi zitto, perché sennò i sudditi non ci sono più, perché se non ti fa una festa. Molto figo, praticamente ti dà più rune quando colpisci i nemici. Non è un effetto utilissimo, ma neanche così schifoso. Quindi lo accetto volentieri. Oh! La prima fonte spiritica che troviamo, finalmente, cazzo! Che cazzo, prima non lo troveremo mai. È effettivamente la prima che troviamo, eh. Ha qualcosa nel centro, però. Aspetta, fermo. Monaco. Fonti spiritiche sigillate. Questo l'abbiamo pure comprato. Finalmente lo usiamo. Allora, ok, benvenuta alla dieta di cacciatore con brevi informazioni. Se ti imbatto in una fonte spiritica sigillata, cerca nei dintorni delle pietre accatastate facendo le catene, spezzerai il sigillo. Ok. Vedi che comprare le cose serve? Niente, non l'avevamo mai trovato, mi sa che dovevamo trovare tipo una pila di pietre come queste e farle cadere. Cerchiamo, giusto? Sì. Ok, no, è abbastanza visibile. Quindi cosa devo fare? Devo rotolarci contro? Sì. Da qualche parte una fonte di spiriti che si è sbloccata, infatti. Figata! Ah, ok, un altro modo per salire su questa parte della mappa senza fare il castello. Praticamente. Posso dirvi che mi piace un sacco sta cosa? Perché di base le fonti spiritiche, cioè nell'overworld normale, sono tutte già sbloccate e niente di che. Ma così c'è un mini gameplay per sbloccarle. È una cosa molto figa in realtà, eh. Ok, esploriamo questa piccola casetta. Un fantasmino. Prima di prendere. Anzi, prima prendiamo l'oggettino. Tugurio dell'anziano. Talismano del terribile. Leggiamo subito che il terribile sia Mesmer. Ok, talismano raffigurante il terribile drago del picco frastagliato, i cui ruggiti fanno ribollire la furia magmatica del monte. Aumenta la potenza del magma. Ok. L'orrendo drago si chiamava Beli. Penso si legga. Creatura foriera di distruzione, il cui scontro con l'antico Lord Draconico, ovvero Placido Saxon, provocò indicibili ferite a entrambi. Quindi è per quello che Placido Saxon era mezzo distrutto, mi sa. Perché quando aveva combattuto Placido Saxon era mezzo. Cioè, c'era solo due teste, mi pare ne avesse cinque in origine, giusto? Se non sbaglio. Però mi sa che per quello che era mezzo distrutto, perché aveva combattuto contro lui. Contro Billy. Però dice si chiamava, quindi forse è morto, o forse ha cambiato nome. Ok, figo, magari riuscì a dire qualcosa. Infatti il monte frastagliato è quello lì, letteralmente lì davanti, lì sopra. Thank you.
si accenti, si riferisce alla compagnia di Mesmer, a Mesmer e ai suoi cavalieri, alle sue armate, ovviamente intendo quelle con saccenti. Quindi questa cosa ci fa capire che uno, questo vecchio ormai disperato, perché Mesmer ha distrutto tutto, si rivolge anche a una divinità maligna, perché penso sia questo, non una divinità, però è maligno sicuramente, a questo Peli, questo drago del magma distruttivo, e, cioè, che nessuno pregherebbe mai, però dice, ti prego, distruggici, però con noi distruggi anche questo bastardo di Mesmer. Quindi lo odiano a tal punto che non hanno più niente da perdere. Cioè, radetemi al suolo, ma distruggetemi, ma distruggete anche quel bastardo di Mesmer. Secondo me è questo che intende questo dialogo. E fa capire molto quanto questo regno ormai è disperato. Perché chiedere addirittura aiuto a questo essere che mi sembra come una merda, questo Bailey che ha distrutto ogni cosa, che è un distruttore, chiedere aiuto addirittura a lui per aiutarli un minimo, per placare la loro distruzione, il loro terrore, è un gesto molto azzardato e molto disperato. Ebbene sì, è successo di nuovo. Ho sbagliato, ho fatto una stronzata, sono un bastardo. Perché? Perché non ha registrato l'audio da qua in avanti. E quindi cosa succederà? Succederà che ve lo narrerò molto banalmente io, anche se non sono palesemente capace a fare questa cosa. Però così almeno il video finisce e sapete che cazzo è successo nell'altra parte del video. Quindi, alla mia narrazione. Bene, dopo aver scoperto informazioni su Bailey, siamo tornati un goccio indietro per andare in una nuova grotta vicino a un laghettino governato dai granchi, a quanto pare. No. In questa grotta, molto interessante, molto bella, davvero molto bella, ci ha portato, pensate dove? Nel fiume, il fiume sotto il ponte, quello là che vedevamo in mappa, quel gigantesco fiume, il quale era pieno zeppo di uomini mosca, sassi, grossi sassi da lancio, sassi da lancio, e uno spirito al bordo congelato che da un pochino che non ne incontravo uno, ma non so, gli sviluppatori hanno detto ma sì, perché no, e l'hanno messo lì. Però, insieme a tutta questa roba abbastanza inutile, vi posso dire, abbiamo trovato anche una cosa molto utile, ovvero un'altra grottina, un'altra bellissima grottina, nella quale abbiamo trovato una pool party di sanguidemoni, ma tanti, ma proprio tanti sanguidemoni che si accillavano in un mare di sangue. E come è giusto che sia, cosa abbiamo fatto da buon samaritani che noi siamo? Li abbiamo sterminati, perché sì. Ma il male non era finito lì, perché io pensavo che fosse finito lì, perché ci ho messo un bel po', erano molto difficili da uccidere. Invece c'era il peggio dietro, ovvero un fottuto, gigantesco sanguidemoni, esattamente il quintuplo di un sanguidemone normale, con gli attacchi 6 volte più veloci e che faceva il sesto del danno. E dato che era enorme, la mia visuale spariva e non vedevo un cazzo, quindi ho tirato molte bestemmie, mi sono incazzato, però alla fine l'ho ucciso. E ha droppato questo pezzo di merda una cosa inutile che non userò mai nella mia vita, ovvero la sua evocazione, che già non uso gli spiriti normalmente, neanche quelli che mi dà il gioco per le boss fight. Pensa a evocare un sanguidemone di merda 7 volte più grande con gli steroidi, non lo farò mai, quindi è una cosa inutile. Ma adesso calmiamoci, perché le buone notizie non tardavano ad arrivare, perché abbiamo trovato un'utilità per i giganteschi sassi da lancio, ovvero fare un grosso vaso con dentro grossi sassi, non so cosa potete dire, ma noi lo possiamo fare volendo. E alla fine di questo fiume, che è un cazzo di fiume dentro un fosso, però è un fiume, alla fine di questo fiume abbiamo trovato la possibilità di andare in un'area totalmente nuova, che ovviamente non abbiamo esplorato quel giorno lì, però c'è la possibilità, abbiamo finalmente come andare in una nuova area. Bello! E con questo è tutto, vi ho spiegato tutto quello che abbiamo fatto in questo episodio, almeno tutto nella parte ovviamente senza l'audio, perché sono un coglione. Però
non temete, perché dal prossimo episodio sarà tutto a posto. E adesso vi lascio alla conclusione del video e a me medesimo, che mi autoinsulto perché sono un ritardato che ho lasciato l'audio disattivato. Quindi vi lascio a me che vi insulto. Bene ragazzi, direi che per oggi possiamo lasciarci qui. Lasciate like, iscrivetevi. Sono rincoglionito come la merda. Mi spiace un sacco, sinceramente, mi dispiace davvero tanto. Spero che il video riuscirete a vederlo lo stesso, anche se non ci sarà il mio diretto commento del gameplay, ma ci sarà un commento postumo del gameplay, quindi non ci saranno più le gag interessanti, i miei commenti spontanei. Mi spiace. Scusatemi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.